I consiglieri del PD che hanno appunto manifestato il problema che sappiamo, che conosciamo, hanno però anche ieri detto una cosa molto importante, che prima di tutto dobbiamo garantire la prosecuzione dell'attività dell'amministrazione fino alla fine dell'anno, al di là, come dire, di ogni valutazione, di ogni, come dire, problema che è emerso, eccetera. E questa è la cosa più importante. Io apprezzo molto questa capacità di far prevalere sempre nelle situazioni critiche il senso di responsabilità. E dunque io adesso, sulla base anche di questo, incontrerò prossimamente il gruppo, farò una proposta e sono convinto che poi nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane ci potrà essere una ricomposizione la più piena possibile per arrivare alla fine del mandato, realizzando tutte le cose importantissime che dobbiamo ancora realizzare, monitorando quelle che devono essere monitorate. Ad esempio c'è il tema dell'ospedale, che credo che meriti davvero la più grande attenzione per tutti i giorni dei prossimi 365 giorni di quest'anno che ci aspetta di qua alla fine mandato. Il prossimo 20 aprile, tra l'altro, ci sarà un consiglio comunale straordinario, c'è una mozione di sfiducia, però di fatto i consiglieri, quantomeno che hanno firmato questo documento, pare che non appoggeranno questa mozione. Lei ha già qualche nome per quel che riguarda il rimpasto? Si è parlato di forze esterne alla politica. Sono state date queste indicazioni, io cercherò, come dire, di tenerne conto sempre nell'ambito di un'autonomia che ritengo che debba essere salvaguardata, che è l'autonomia del sindaco nell'operare le scelte che riguardano la squadra dei propri collaboratori, cioè gli assessori. Però sono state date delle indicazioni da parte di un partito politico, poi io voglio sentire anche tutta la maggioranza, eccetera, e dunque di un partito politico particolarmente importante anche per la dimensione, ma voglio sentire anche il resto della maggioranza per fare in modo che ci sia il più possibile una, diciamo, corrispondenza tra queste indicazioni e le scelte che poi farò.